Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo tutorial su Pygame. In questo tutorial andiamo a sviluppare la logica che ci permetterà di ruotare l'immagine, la nostra sprite, quella testolina di serpente che abbiamo creato nel tutorial precedente, a seconda della direzione che ha il nostro snake, che saranno destra, sinistra, sopra e sotto. Quindi in qualche modo dobbiamo ruotare a seconda della direzione e naturalmente modificare questa direzione quando opportunamente noi premiamo i tasti direzionali della tastiera qui in questo blocco di codice. Allora, innanzitutto decidiamo di dare una direzione al nostro Snake. Quando noi avviamo il gioco, Snake è fermo, eccolo qui. Decidiamo che parte andando a destra e quindi diamo come main X change 10. Quando andiamo ad eseguire, notiamo che si muove di 10 verso destra. Quindi la direzione direction, creiamoci questa variabile. La direzione iniziale è right, destra. In player dobbiamo fare delle giuste considerazioni, cioè se direction è uguale a right, creiamoci una variabile head che andiamo a sostituire a image, che sarà una trasformazione, quindi noi sostituiamo ad image questa testa, soltanto qui naturalmente, non qui, anche perché sono due metodi diversi. Head sarà ogni volta una trasformazione diversa, sarà una rotazione di 90 gradi, 180 gradi o 270 gradi. Pygame transform rotate, quindi per la rotazione è un metodo abbastanza intuitivo. E che cosa dobbiamo ruotare? L'immagine come primo parametro, il secondo parametro sono i gradi di rotazione, 270 nel primo caso. Poi andiamo a fare un bellissimo copia e incolla e sostituiamo left, up e right, down, scusate. Up per esempio è facile perché l'immagine non cambia, quindi possiamo fare direttamente questa assegnazione head uguale image, o meglio img come l'abbiamo chiamata, che è la nostra snake png. Qui 90, qui 180 e abbiamo risolto. Dovrebbe andare. Vediamo adesso partendo possiamo notare semplicemente che la testa è girata nella giusta direzione destra. Quando vado sopra e sotto naturalmente non cambia perché la direzione non la cambio mai, devo andarla a cambiare ogni volta che premo un tasto direzionale e a seconda di quale tasto ho premuto devo cambiarla. E quindi qui direction uguale left, perché abbiamo premuto il tasto sinistra, la freccetta a sinistra, quindi left. Qui un altro bellissimo copia e incolla, e quindi qui è down, qui è up e qui è right. Proviamo ad eseguire. Non succede niente perché probabilmente dobbiamo creare un riferimento tramite global direction alla nostra variabile direction, perché altrimenti non, questo qui potrebbe essere presa come un'altra variabile. Quindi creiamo questo riferimento all'interno di game loop direction che fa appunto riferimento a questa qui. Andiamo ad eseguire e notiamo, adesso vi metto un FPS più basso perché altrimenti non riuscite a vedere niente, e l'immagine del nostro snake si muove e poi si accodano questi blocchi neri che adesso andremo a cambiare, andiamo a chiamarne il colore per adeguarlo alla nostra sprite, e quindi ecco qui il nostro gioco che è praticamente quasi finito. Voglio soltanto aggiungere delle cose, o meglio un menu, uno stato di pausa e il menu iniziale, due cose e poi abbiamo finito. Per cambiare questo colore non saprei come fare. Proviamo a vedere accessori, paint,
Facciamo un'immagine un po' più grande. Allora, io ho fatto questo. Oddio. La grandezza. Ah, interessante. Ok, eccolo qua. Questa grandezza. Eccolo qua. 0, 162, 232. Eccolo qui. Snake color, lo chiamiamo. 0, 162, 232. Voi che dite? Si troverà? Secondo me sì. Questo qui è Snake color. Abbiamo sostituito quindi questo colore. Andiamo a vedere se. Eccolo qui. Adesso i blocchi che si vanno ad accodare al nostro snake sono dello stesso colore. Questo snake fa, penso, abbastanza schifo. Però noi ce lo facciamo andare bene. Naturalmente noi possiamo decidere anche di creare una sprite per i blocchi che si devono aggiungere e semplicemente qui, anziché disegnare un rettangolo, andremo a utilizzare il metodo blit per disegnare un'immagine, assegnandogli un colore, quello che vogliamo. Anche per questo tutorial è tutto e noi ci vediamo al tutorial successivo. Spero sia stato di vostro interesse. Se vi va, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao.